Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti e bentrovati al nostro appuntamento ormai consolidato che facciamo in collaborazione con l'Aica like Camera Italia. E oggi vi parleremo, questo è un tech Lab con un focus particolare sulla M10 Monochrome. ne parliamo sempre in compagnia di Gilberto. Ciao Gilberto, buon pomeriggio. Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito, e come dicevamo prima, eccoci oggi, qua. Buon pomeriggio a un... tutti e bentrovati al nostro appuntamento ormai consolidato che facciamo meno... Solo con in collaborazione. Ok, okay. mi risentivo l'audio, quindi... Ok, c'è stato un attimino un problema. Uh, bene, come dicevamo, oggi parliamo di un prodotto, parliamo di un prodotto veramente particolare che è la M10 Monochrome, no? Uh, eh sì, inizio eh... Cioè... Sì, scusami, volevo solo, come ti dicevo, fare giusto un accenno su quello che è il sistema M, per chi non fosse a conoscenza di quello che è il sistema M, che è poi è il sistema che ha reso famoso il brand, quindi se possiamo dare giusto due accenni su quello che è il sistema. Assolutamente sì, il sistema Laika M è il sistema iconico di Laika. La prima M, basti pensare che è stata prodotta nel 1954 e tutt'ora le macchine vengono costruite con lo stesso principio di eccellenza meccanica e mh, principio di qualità costruttiva. I materiali chiaramente si sono evoluti, ma la base solida è rimasta la stessa. Il sistema M e vi, così vi spiego anche perché si chiama M, perché M in realtà sta per Messucher, mi scuseranno i tedeschi se l'ho pronunciato male, che significa telemetro in tedesco. Questo ehm, appunto è un, messa fuoco, è un sistema di messa a fuoco manuale telemetrica. Ciò significa che noi quando guardiamo all'interno del mirino per eh, mettere a fuoco troveremo una piccola finestrella al centro che muovendo la ghiera di messa a fuoco farà eh, muovere lateralmente due immagini. Una è l'immagine che vediamo noi e l'altra è l'immagine che vede l'obiettivo. Quando sono sovrapposte vuol dire che... L'immagine è pronta a fuoco per essere scattata. Come mi diverte scherzare sempre quando uno acquista un sistema M a telemetro, tendenzialmente lo odia la prima settimana, inizia a capirne i benefici la seconda. E dopo il primo mese non vuole più tornare ai sistemi autofocus. Questo è un po' quello che io vedo come... È un modo, diciamo, completamente diverso proprio di vedere la fotografia, no? Si usa molto l'iperfocale, alla fine ti, ti costringe un po' a concentrarti di più anche su quella che è la composizione, quindi... Uh... Chi lo approccia per la prima volta, abituato al sistema autofocus, sicuramente all'inizio può avere un attimino di, di disorientamento, ma poi effettivamente resta un modo molto valido per alcuni tipi di fotografia. Il telemetro ancora oggi è, è validissimo. Beh, annetto che la fotocamera perfetta esiste solo in quanto perfetta per l'uso che se ne voglia fare, perché la fotocamera che fa tutto non esiste, o meglio esiste il telefonino, però la qualità è quella che è. Sì. E, <ride> Il sistema telemetro, in realtà, eh, come recitava una vecchissima pubblicità di like degli anni 60, è fatta per i pensatori, cioè per le persone che vogliono prendersi più che il loro tempo, la loro visione dell'immagine. Perché il telemetro ti obbliga a interagire molto con l'esterno perché non hai nulla tra te e la macchina fotografica, diventa tra te, scusami, il soggetto fotografato. Sostanzialmente la macchina fotografica è trasparente e questo aiuta tantissimo chi vuole esprimersi. Chiaro, con dei limiti, perché come tutti gli oggetti hanno dei limiti, ma la M, secondo me, una volta capita e compresa, ci, può, ci lascia trasportare in luoghi che solo lei sa raggiungere. Assolutamente sì, infatti eh, noi durante alcune serate che organizziamo anche nei circoli, nei, presso eh, varie associazioni, no? parliamo della storia di Laika, cioè abbiamo proprio la slide di una pubblicità fatta da Nikon quando ha lanciato la, la Nikon One che Uh, dice la macchina the esatto, The Intelligent Camera, e poi quella famosa pubblicità di Laga che dicevi tu prima, che invece è la macchina che è fatta per farti pensare. Quindi uh, è proprio un approccio differente, sicuramente alla fotografia. Eh, Beh, questo io mh, ti metterei le slide che ci hai preparato in modo tale da affrontare, invece, proprio nello specifico, quello che è veramente una macchina unica nel suo genere. Già da un po' di tempo voi avete a catalogo la monochrom. Uh, effettivamente una macchina nata per fare solo, esclusivamente, foto in bianchino. Vai, Gilberto. Assolutamente. La, la famiglia Laika M, qua l'ho voluta riassumere rapidamente su quelle attualmente in produzione, è composta da, da tre tipologie di fotocamere che vedete. La Leica M10... Che diciamo, nella sua declinazione M10, M10P e M10D eh, sono macchine a colori, tutte e tre con, una, con delle leggere caratteristiche diverse. La M10 è diciamo, una macchina standard, la M10P è una macchina molto silenziosa. Abbiamo introdotto un otturatore molto particolare, silenziosissimo. Mentre la M10D ha la peculiarità di non avere il monitor posteriore, quindi è una macchina ancora più per puristi però di cosa abbiamo, vogliamo parlare oggi della nuova entrata in famiglia nuova perché fondamentalmente la monochrome questa è la terza edizione della like a monochrome ma è diciamo è, è arrivata sul progetto della m10 con la m10 condivide qualcosa in realtà non condivide tutto perché abbiamo voluto andare un po' oltre rispetto a quello che era la, la, la M10 stessa. Abbiamo ricostruito, ripensato il sensore, sfruttando tutta la tecnologia arrivata in questi pochi anni, e abbiamo voluto, tra virgolette, ripensare anche alla tipologia di fotocamera che era la monochrome rispetto a quella precedente basti pensare che la monochrome precedente registrava anche i video e questa invece non ha questa funzionalità come dicevo il sensore chiaramente ha una parte fondamentale del, del come si dice gioca un ruolo fondamentale nella riprogettazione di una macchina oggi come oggi abbiamo deciso di mettere un sensore un po' più grande rispetto a quello che c'è su M10, ma perché? Non perché abbiamo ritenuto più importante mettere i pixel su un sensore monocromatico, ma per il semplice fatto che la tecnologia monocromatica ci permetteva di raggiungere standard molto più alti in termini di definizione. Tant'è che qua abbiamo 40 milioni di pixel, abbiamo una sensibilità molto bassa. Per essere una monochrome e dopo vi spiegherò perché intendo molto bassa per essere una monochrome e ha una capacità di resa degli iso assolutamente spaffiale perché 100.000 iso se io bene che voglio questi numeri credo che siano numeri difficilmente raggiungibili in un uso quotidiano però basti mi basti pensare che avendo una gamma dinamica così ampia e Avendo la possibilità di alzare così tanto le ISO, sostanzialmente non esisterà mai un momento in cui non potrete scattare una foto con una macchina del genere. Assolutamente. Perché... Questo perché vi dicevo che la sensibilità di 160 ISO è molto bassa per essere una monochrome? Perché chiaramente c'è una grande differenza tra il sensore monocromatico e un sensore a, a colori cioè nel sensore monocromatico raggiunge, arriva più luce, perché? perché non ha i filtri colore sul pixel. Questo ci dà sostanzialmente due vantaggi. Una, la possibilità di avere una gamma dinamica molto, molto ampia, grazie appunto alla capacità del sensore di catturare più informazioni, e la seconda, di avere una risoluzione molto più elevata, perché ogni qualvolta il raggio di luce colpisce un fotodiodo a da colori deve ricomporre l'immagine, mentre in questo caso ha una, ha una sola unica informazione. Tra virgolette è come se le, la foto al 100% di una monochrome è come se fosse al 300% di un'altra macchina fotografica. Questo è un po' complesso da spiegare così senza farvi vedere un file aperto in Lightroom nello sviluppo, però credetemi che la definizione è un qualcosa di incredibile quando si scatta con una monocrom. Questo è un esempio. Un'immagine scattata con una lente, diciamo, ovviamente particolarmente performante come tutte le lenti laica. Però basta capire che con un 75 mm è una distanza considerevole perché la ragazza sarà almeno a 3 o 4 metri dal soggetto, zoomando. L'immagine si può comunque mantenere il dettaglio a un livello dal mio punto di vista, abbastanza sconcertante, soprattutto si può mantenere tutta la gamma dinamica delle ombre. Se voi guardate tutta la parte sotto agli occhi, delle lentiggini, quella di Stefano. No, quella è veramente la cosa sconvolgente, perché la gamma dinamica che ha questa macchina nel bianco e nel nero è assurdo. Cioè, quello che riesce ad avere come informazioni nei, nei bianchi e nei, e nei neri è qualcosa di, di sconvolgente. Mi ricordo che uh, durante la presentazione, non di questa, ma del modello precedente, c'era un file completamente nero, aperto in Lightroom, recuperato di 8 stop, <ride> diventava uh, perfettamente esposto, quindi e penso che sia una cosa che è impossibile da raggiungere in una fotocamera che realizza immagini a colori. Beh, allora, mh, sì, tendenzialmente è molto difficile raggiungere questa performance in una eh, fotocamera a colori perché chiaramente le informazioni, come spiegavo prima, sono più frammentate. E in una macchina monocromatica è chiaro che abbiamo una maggior quantitativa di informazioni e quindi riesce ad avere un recupero molto alto. Attenzione però che è chiaro che bisogna lavorare molto bene con l'esposizione in una macchina monocromatica perché quando sbagliate sbagliate. È vero, come ha detto Stefano, che si può recuperare tanto, anzi, tantissimo, ma è anche vero che se sbagliate sbagliate perché quando si ha tanto si deve stare attenti a non farlo diventare troppo. Adesso ci tengo sempre a dirlo. Se senza guardare i tempi di afframe, uno scatto, tanto poi le recupera, questo sicuramente non è possibile, però sicuramente eh. si può recuperare in un'immagine dove ci sono contrasti molto forti, una necessità di recuperare uh, delle cose, dei, dei dettagli nelle ombre, dei dettagli nelle luci, sicuramente riesce, si riesce a farlo. in senza maniera. Senza problemi, molto. certo, certo. Su questo, ma su questo devo dirvi la verità: è un po' una caratteristica che accomuna tutte le laiche, questa grande capacità di recupero delle informazioni dall'oscuro. Per quale motivo? Perché chiaramente, avendo noi delle lenti dei sensori costruiti con un livello qualitativo elevatissimo, le informazioni vengono carpite anche dove c'è poca luce. E questo è un grande vantaggio del sistema Leica, che si esalta al massimo su monochrome, ma anche, credetemi, su M10. Vi invito a fare una prova, è, è molto importante il recupero che si ha. Sì. Ad avanti per farvi vedere una foto a 64.000 ISO, ad esempio, della macchina. Spero che tutti abbiate uno schermo abbastanza grande per vederlo, ma se guardate il cielo, che è sicuramente il luogo in cui si potrebbe vedere maggiormente, è sostanzialmente perfetto. Sì, sì, ma poi la tridimensionalità che hanno queste immagini è qualcosa di, di spettacolare. Sicuramente è una caratteristica, cioè quando. Non so non saprei come dirlo perché, sai, non sono un tecnico, però il file che viene fuori da una monochrome è subito riconoscibile perché ha delle caratteristiche comunque uniche. Sì, assolutamente, sono d'accordissimo. Ma guarda tutta la lettura delle luci, alla, come si dice, yeah. nella parte superiore del, del monumento. Quella lì è chiaramente quello che vi dicevo prima, la gamma dinamica della macchina fotografica legata a una lente chiaramente di altissimo livello anche a diaframma particolarmente chiuso cosa che noi consigliamo raramente di usare quando si utilizza una laica perché le lenti laica rendono già al massimo la massima apertura mi dà comunque una tridimensionalità pazzesca e tante sfumature e, e hai ragione quando dici che monochrome è assolutamente eh, forse uno dei file più riconoscibili perché si vede questa esplosione di informazioni. Assolutamente. Sì. Mi fa piacere, tra l'altro, che ti sei soffermato anche sul discorso delle lenti perché non ci stancheremo mai di dirle. Sai, noi avendo comunque un negozio multibrand. Uh, spesso ci abbiamo clienti incuriositi, così poi alla fine diciamo ma come mai quest'ottica ottica 2.8 costa così tanto rispetto okay. a un'equivalente 2.8 di un altro brand? Il discorso è proprio questo, no? che laica uh, costruisce al massimo delle prestazioni le sue focali, quindi un'ottica yeah. 2.8 Leica sarà perfetta già a 2.8, casomai in altri casi rispetto a casomai ottiche economiche di altri brand bisognerà chiudere a 5.6 per avere una definizione un po' quantomeno decente. Guarda, ti racconto un brevissimo aneddoto. Abbiamo fatto un, um, un tech lab, chiamiamolo così interno con Peter Carbe, che è il, eh, ca è il capo progettista delle ottiche laica. E lui dice che le ottiche laica o le usi alla massima apertura, o è meglio che non le compri, tra virgolette, perché è chiaro che chi compra il Noctilux Vero 95 per usarlo a F8, poteva comprare un'ottica F24 come un Summarit Quindi, Perché? Perché questa caratteristica è vera. Lui testa tutte le ottiche alla massima apertura per renderle efficienti alla perfezione già alla massima apertura. E purtroppo, come hai detto tu, negli altri brand questo, questa logica non esiste, ma perché Laika è un'azienda che fa le ottiche, non dico artigianalmente perché sarebbe un'esagerazione, ma produce piccolissimi lotti di, di, di mh, obiettivi per poterli controllare minuziosamente, vi Mi basti pensare che su ogni ottica facciamo 60 controlli qualità, su alcune ottiche mh, cioè siamo a maniacali, mentre i produttori standard producono a livello industriale, quindi non la togliere, ma non controllo qualità è industriale, quindi che è un po' diverso. Anche perché non tutti hanno in azienda una persona come Peter Karbe, che è un luminare no, per quanto riguarda la, la costruzione degli schemi ottici, riconosciuto non solo nel campo fotografico. In... No, assolutamente, assolutamente. Guarda, ricordo in una visita in fabbrica no, a Wetzlar. Durante la produzione c'erano tutti questi vetri che poi venivano scartati per un motivo o per un altro, sa, che non superavano il controllo qualità. E l'ha detto che c'era in quel momento che face ci faceva vedere questi vetri, solo guardandoli e mettendoli addietro sapeva esattamente di che ottica si stava parlando. Quindi la conoscenza proprio che c'è verso anche i componenti interni di chi li lavora è veramente qualcosa di, di unico. Assolutamente, abbiamo eh, tutti i nostri addetti al controllo qualità hanno esperienza almeno decennale come assistenti nel controllo qualità per imparare tutti i trucchi. Diciamo che per noi gli obiettivi sono cose serie, così come le macchine fotografiche. Esatto. Adesso, adesso vi faccio vedere qualche immagine, ma non per eh, tediarvi, ma per farvi capire la gamma dinamica. Qua passiamo dalla zona del parco che è quasi nera all'illuminazione all'interno del monumento. Vorrei dire la porta di Brandeburgo, ma non credo. Insomma. Che è quasi bianco, ma abbiamo informazioni ovunque. Sì. Questa è un'altra caratteristica fondamentale del, eh, di questo tipo di sensore. Sì, questa è una fotografia molto rappresentativa, dove qua ci sono i rami, no? tutti questi rami piccolini. Eh, il fatto di vederli ancora così definiti, nonostante la condizione di luce particolare, eh, è una situazione limite dove sicuramente una macchina del genere si esprime al meglio. Poi considerando che è un 28 mm, se voi guardate anche nei bordi, qua vedete il, la definizione mantenersi. Sì. Beh, questa è la, un po' per far capire la nitidezza, comunque a 5000 ISO che è altissima. Adesso, questo era per spiegarvi il sensore, il corpo macchina in realtà è mh, un corpo macchina laica quasi classico perché è tra virgolette parte dalla base dell'M10P, come vi spiegavo prima, quindi una macchina super silenziosa, ha uno styling unico che non c'era nemmeno nelle precedenti monochrome, e cioè è tutto nero e grigio, cosa che a me personalmente piace molto, il bottone, i, come si dice, il colore A della lettera del, dell'automatismo è in grigio e non in rosso come è normalmente. E c'è un'incisione sopra con la scritta monochrome, è tutta nera la macchina, completamente nera. Giustamente perché è una monochrome. Qui abbiamo un po poi, no? il fatto di essere discreta è una caratteristica che accomuna comunque tutto il sistema: assolutamente sì, sì. Beh, quando uno ha una M in mano è difficilmente eh, riconoscibile, sì, vedi, perché... questo... no, no, dimmi. dimmi, dimmi. Allora, no, dicevo, poi Guarda. uno si, si acquista una macchina del genere, dice, sai, ho paura che la rubano, ma forse più facile che la rubano un'altra un macchina con quegli obiettivi belli lunghi, bianchi, piuttosto che... Guarda, eh... su questo te lo garantisco al 100%, e, e i primi tempi in cui lavoravo con l'Ica, like, mi divertivo con un mio collega a fare un gioco, cioè andare in pausa pranzo, lavoravamo insieme, pausa pranzo, andavamo a mangiare qualcosa nei bar vicino, ristoranti. E ci portavamo sempre dietro una Leica N. Tutte le persone dicevano, caspita, che bella macchina fotografica che hai, che avete, bla bla bla. E noi, e noi, per curiosità, chiedevamo loro quanto, secondo loro, costava la nostra macchina fotografica. Mi credi che nessuno ha mai detto più di mille euro perché era vintage? <ride> sì, sì, assolutamente. Cioè sembra fare le foto con la macchina del nonno, poi in realtà... Esattamente. Un po' anche questo, è no, il bello del quello che ha caratterizzato da sempre il sistema M. Eh sì, la discrezione. Per parlare sempre della discrezione e della silenziosità, una cosa molto bella che ricordano tanti teatri è che i tempi della pellicola davano accesso solo ai fotografi laica like M. Perché? Perché il ribaltamento dello specchio della reflex disturbava gli attori e il pubblico. Questo posso dirti che è non solo, vero, ma è abbastanza ampia questa, eh, questa tradizione. Tant'è che al Teatro Comunale di Bologna eh, ci, ci hanno detto, ci, ce l'hanno confermato i, come si dice, il direttore del Teatro Comunale di Bologna che loro fino al 90, mi sembra, o giù di là non facevano fare foto se non avevi una laica like M. Pensa alla silenziosità della macchina ed effettivamente quando scatti la M non si sente, cioè la M10P poi è impercettibile. Sì, sì, per questo dico alla fine ci sono delle caratteristiche che per alcuni tipi di fotografie la rendono il sistema migliore da un punto di vista di prestazioni. Poi eh, perché sai quando eh, uno ci dice "no, non c'è l'autofocus, c'è il telemetro" e sembra una limitazione, poi non è così se uno pensa invece a questi tipi di fotografia, alla street, addirittura con, uh, con street il telescopio... I fotografi in iperfocale mh, scatti più veloci che con l'autofocus. Assolutamente. Ho bisogno... Sì, sì, dimmi, dimmi, dimmi. L'unica cosa vera del sistema M è che tendenzialmente devi arrivare eh, preparato, perché nella... Mh, Molti, mol, molte persone, molti aspiranti fotografi, credo meno fotografi, si affidano un po' alla tecnologia della macchina e alla fortuna. Ma come mi piace spesso dire, e lo dico a tutti gli amici che in genere mi parlano della fortuna, dico come diceva Seneca: la fortuna non esiste. È quando l'opportunità trova la preparazione. Nel momento in cui si incontrano, esce la magia. Questo quindi quando io arrivo con un sistema M mh, preparato, esco perché voglio fare delle foto, ho già in mente il, la tipologia di foto che voglio fare, a quel punto, l'autofocus, il, il fatto che sia manuale, che il controllo, che gli automatismi ci siano, ma chiaramente non possono controllare tutto come nessuna macchina fotografica diventa veramente neanche un handicap. Cioè, diventa Semplicemente un fatto a sé stante, la cosa importante è uscire però preparati con un'idea quando uno ha un sistema M altrimenti, Aspetta. ricordo, ricordo un'intervista fatta a Marovic dove gli chiedevano: Sai, se usi il sistema M solo per fare il figo, perché fa bello, e che l'hanno usato da sempre. Lui invece, poi, aveva una, una serie di argomentazioni. Non fine di parlare più il fatto che il il mirino fosse spostato così, decentrato sulla sinistra rispetto ad averlo al centro. Quindi la possibilità per chi fa street di avere sempre un occhio sulla strada e un altro yeah. occhio all'interno dell'inquadratura. Quindi da riuscire a controllare quello che succedeva al di là del, del, dell'inquadratura della macchina fotografica, proprio il fatto che dicevi tu dell'iperfocale dove. Uh, si riesce a essere se uno è organizzato e sa di che quello che deve fare, riesce addirittura a essere più veloce di un autofocus. Perché sa già che in, qual, in quella situazione, da, uh, da quei metri a, quando, a quello in base a come è imposta l'iperfocale, sarà sempre tutto a fuoco, quindi non dovrà neanche preoccuparsi più di uh, esatto, della messa a fuoco esatto, assolutamente. Bene. Insomma, per, per arrivare alla fine ehm, è un 40 milioni di pixel monocromatica, la macchina è nera e grigia, Iso Base 160 in massimo 100.000, cosa molto interessante per chi ama fare i panorami evidentemente, 16, fino a 16 minuti di esposizione. Questo è per chi, per i paesaggisti è piuttosto utile. Poi ovviamente ha tutte le altre caratteristiche di M10, come il display touchscreen, l'otturatore super silenzioso, la ghiera degli iso comandabile direttamente da sopra, ed è compatibile con l'app Leica Photos, che invito a tutti a scaricare, visto anche che è uscito ieri un aggiornamento nuovissimo dell'app Photos che sblocca tantissime funzioni nuove e delle macchine e del, dell'app in sé assolutamente sì, è uno strumento molto valido io lo uso con soddisfazione uh, ne approfitto Gilberto per farti due domande uh, uno um, il ci chiede se ci saranno delle campagne promozionali ok forse, uh, non so se ci può rispondere se, se c'è in procinto qualcosa e l'altro invece è di Francesco Paolo Calabria che ci chiede, uh, dice, chiede al signor Benni la M6 come la valuta ce cioè, l'ho da un po' di anni ma la uso poco perché mi dà fastidio il telemetro Oh okay, che bello, allora posso, guarda, vi faccio vedere altre due cose sulla Monochrom e poi dopo stacco la presentazione e rispondo se volete, se non è un problema. Va benissimo, certo. Ok. Qua per elencare l'evoluzione le, delle tre macchine, il, um, che si partiva dalla, della, dalla 246 alla monochrome M10, abbiamo evoluto il... Il processore per gestire chiaramente un sensore più grande, ma come vedete la qualità, ad esempio Zaffiro, Gorilla Glass, eccetera, le abbiamo comunque mantenute. La macchina chiaramente evolve, migliora, però rimane con la stessa solidità. Tant'è che anche la vecchia monochrome a me piace ancora tantissimo. Le ISO partivano da più in alto, 320 contro 160, questa era una cosa non amatissima. E questo va avanti, vi faccio vedere le ultime tre immagini poi prometto che rispondo a tutte le domande perché mi sono portato dietro le foto di una bellissima Jaguarè mi sentivo male a non, uh, non farle vedere certo. questo secondo me è allucinante per i chiaroscuri che contiene e la definizione in ogni angolo cioè si sì, riconosce perfettamente questo volto, si legge perfettamente qua e secondo me zoomando riusciremo anche a leggere quello che c'è scritto qua in una foto che ovviamente non pare essere stata scattata con un cavalletto. Insomma. Sì, assolutamente, anche nei, nei bordi dove c'è poca illuminazione si riesce ancora a percepire bene le, le gambe della sedia, il tavolino, quindi eh, sicuramente c'è tanto da far vedere uh, noi in negozio infatti per far uh, vedere sai, le, la qualità effettiva le, ce le abbiamo stampate diverse di uh, okay. foto fatte con, con la monocrom proprio perché stampandole e mettendole vicine allo stesso file perché abbiamo fatto sai, delle prove uh, facendo le stesse foto con una fotocamera a colori anche laica e, e uh, poi tra, trasformate in bianco e nero piuttosto che con la monocrom effettivamente si riesce ancora di più a percepire quello che Uh, quello che stiamo dicendo, questa differenza che c'è tra uh, la lettura dei, dei grigi che c'è questa macchina, ah, e questa è Vestlar, Poi chiudo con questo: questo qui, se mai vi capiterà di andare nel nostro paesino dove tutto è nato, eh, potrete andare a vedere il vecchio paese di Vestlar, che è molto, molto caratteristico. Basta, e qui con questa chiudo la presentazione e torno, dovrei tornare live. Ok, eccomi qua. Allora, domande: la prima domanda: ci saranno campagne, delle campagne promozionali? Allora, ho fatto uno spoiler oggi su Instagram, quindi non posso negarlo a questo punto. Eh, ho suggerito a tutti di stare sintonizzati con i canali Laika e quindi anche con Stefano, chiaramente. Eh, la settimana prossima che potremo darvi soddisfazioni. Non credo sulla monochrome. Su, su, sul resto sicuramente potremo darvi soddisfazioni. Eh, beh, grazie per i complimenti da Alessandro. Francesco mi dice ok la M6 come la valuto è la macchina telemetro ehm, probabilmente di, di maggior successo analogica laica personalmente ne ho, penso di averne avute tre quindi la conosco piuttosto bene è una grandissima macchina telemetro è una macchina pellicola quindi chiaramente non gode di tutti i vantaggi tecnologici che oggi il digitale può darci perché credetemi la Jaguar E-Type di prima che abbiamo visto è una macchina sicuramente meravigliosa come dice però Jeremy Clarkson celebre conduttore televisivo una volta che salite su quella dopo essere usciti da una Prius capite che, che la E-Type è peggio di una Prius no, sicuramente poi il telemetro di rado e usarlo a pellicola, veramente, secondo me, è una difficoltà importante. No? Perché, sai, col digitale, mano a mano puoi sperimentare di più. Perché facendo una foto, mh, capisci meglio l'iperfocale, vedi subito il risultato. E quindi mano a mano aggiusti il tiro. Farlo con la pellicola, secondo me, è un attimino più difficile. Se, se uno la usa come prima macchina a telemetro, no? Ma allora, eh, più che più difficile, io ho iniziato a fotografare adesso, non ho 70 anni, ma non ho neanche 20, ho quasi 40 anni, ho iniziato a fotografare che era un bambino a pellicola, chiaramente, a 1,7, a 1,4, a 1,8, a F2, a pellicola scattavi solo quando eri, era buio pesto e avevi bisogno di fare quella foto e non avevi la pellicola ad alte sensibilità. È ovvio che tutti i nostri veffi arrivati dal mondo digitale di scattare ad aperture magnifiche. È chiaro che nel mondo a pellicola era meno presenti, quindi quello che dici tu è verissimo. Se noi fotografiamo oggi con la cultura di oggi che abbiamo del digitale sulla pellicola, è un po' faticoso. E capisco che a quel punto uno possa dire, eh, ma faccio fatica a mettere a fuoco col telemetro, eh, ma mh, magari eh, mi vengono sfocate le foto, perché credo che si usi tanto la massima apertura. Perché ci dimentichiamo che il piano pellicola è un piano fisico, non è un sensore digitale, quindi sì, è perfetto. Ma non è perfettissimo perché le pellicole per avere la definizione digitale noi dobbiamo lavorare con delle 50 ISO nel mondo a pellicola, perché già la 400 ISO è triturata confronto a una macchina digitale. Quindi una volta presa coscienza. Di tutte le limitazioni del mondo analogico, l'M6 è una macchina magnifica, onestamente oppure parlando, devi... oppure devi scegliere tu di volere quell'imperfezione. No? Utilizzando una pellicola quattro perché cerchi quel no, eh... Quell'effetto, quella grana che, casomai, in molti casi può essere bella. Io mi, noi, ancora oggi, no, vendiamo un sacco di pellicole molti si affezionano a una pellicola da 400 piuttosto che un'altra perché gli piace la resa, gli piace uh, la grana che viene fuori perché poi ogni pellicola ha delle caratteristiche sue che uh, sono differenti. Quindi, o uno lo cerca proprio quello, oppure uh, sicuramente l'approccio al telemetro col digitale per avere quel tipo di risultato che uno si aspetta dal digitale, sicuramente eh, è meglio. È, è meglio se no bisogna entrare. Bisogna mentalizzarsi sulla pellicola e cercare poi anche quel tipo di, uh, di difetto direza. che ci può essere, proprio alla di resa esatto, data proprio dal, uh, dal, dall'uso delle pellicole. Assolutamente. E visto che diceva sempre Francesco ehm, che gli dà fastidio il telemetro, anche lì, detto così in un post, in un commento, faccio fatica a dare una risposta completa. Ci sono determinati modi di usare il telemetro per chi ha gli occhiali, per chi usa determinate ottiche. Io, ad esempio, sono piuttosto ceccato, quindi se uso un 75 mm sul telemetro devo usare un mirino ingranditore per poter mettere a fuoco, altrimenti uso il 35, il 50, che un 50 è l'ottica limite che io riesco a usare sul telemetro, oltre mi serve il mirino ingranditore. Ci sono tanti modi per agevolare l'uso del telemetro, Banalmente usare l'iperfocale riperfocale o lo zone focusing. È chiaro che bisogna amare l'oggetto e il modo di ragionamento di quell'oggetto, perché se uno parla con mio padre che è rimasto fermo allo stigmometro e eh, con il vetrino spezzato, non esiste più niente, già la Assebad faceva, non gli piaceva. Quindi e, e erano. Sono modi di vedere. Sì, eh. la verità se ci sono uh, problemi di vista, cioè se uno porta gli occhiali come, come noi. Io ho avuto un Noctilux, l'ho usato una volta, sono stato costretto a venderlo perché non, non riuscivo a utilizzarlo. Cioè, come dicevamo prima, no, se non lo 0,95, è inutile. L'ho usato una volta, poi per il peso che aveva e per i miei problemi di vista non lo riuscivo a sfruttare appieno, quindi poi ho dovuto optare per altro. Eh, infatti io lo usavo col mirino ingranditore 1,25 e incrociando le dita tutte le volte. Sì, perché... per questo dico, cioè... Uh, in caso mai poi uh, Francesco se ci chiama possiamo anche uh, parlarne meglio, approfondire questo discorso del, dell'uso del telemetro in modo da capire effettivamente poi la sua difficoltà da cosa deriva e se sicuramente ci sono uh, come dicevi il mirino ingranditore alcuni accessori che permettono anche nel caso degli analogici di migliorare, la, di rendere un po' più semplice l'utilizzo del, del telemetro. Poi un altro suggerimento che do, poi giuro mi fermo, smetto di parlare di M6, si può anche guardare la trasparenza del mirino, portandotela, facendotela vedere, uno fa una valutazione della trasparenza del mirino, perché chiaramente l'M6 è una macchina che nella migliore delle ipotesi ha 22-23 anni, perché l'ultima è stata prodotta um, intorno agli anni 2000, è chiaro che il mirino potrebbe avere una leggera opacizzazione e quindi potrebbe aiutare meno la, la perfetta visione, questo… Che... Potrebbe essere leggermente starato il telemetro, casomai, è questo. Sì, ah, potrebbe... mille cose. Ah, effettivamente, sicuramente. Se non ha mai fatto una revisione, eh, sarebbe il caso di partire anche da quella per, uh, per verificare se c'è qualcosa che va uh, tarata all'interno proprio del, uh, della macchina. Altrimenti si molla tutto e si passa a SL2. Però è questo, <ride> è un altro discorso. Beh, anche, devo dire la verità, anche nelle, nelle M digitali uh, di oggi ci sono... Uh, il focus speaking cioè delle, degli strumenti certo. che aiutano comunque tantissimo per questo dicevo è ovvio è che uh... c'è il mirino elettronico da mettere sopra che ha un, ha un look pazzesco che sembra un oblò di un piccolo sottomarino che si guarda dentro e si vede benissimo no no ma certo le macchine digitali è un uh, come si dice sono piene di funzionalità per andare a supporto di chiunque sì, sì, l'anima è la stessa no? Di, che c'è nell'M10p rispetto all'M6, però è ovvio che grazie alla tecnologia si riescono ad avere uh, delle, degli importanti supporti che sono utili. Ecco, son, nel momento in cui uno lo usa a tutta apertura, avere il mirino elettronico, avere la possibilità del focus peaking è importante. È certo. eh, infatti diceva Francesco Paolo proprio questo, dice io la conservo come un gioiellino, anche un 50-90. un 90. Eh, vabbè, Stefano, poi quando viene ne parliamo uh, l'ha usata, usata pochissimo. Non è solo una questione di usarla tanto, usarla poco, bisogna vedere no, anche come l'ha conservata nel tempo. Poi usare il telemetro con il 90 mm non è veramente uh, non è facilissimo. Non è facilissimo. Non è, è un po' facile, no, è, cioè, non, non partirei col 90. Ecco, cercherei eh. no, di usarla quanto uh, con un gran manco. Sicuramente aiuta e poi passare ai media, ai tele in modo tale da eh, avere da, da quello più facile. Tra i nostri colleghi ce ne sono solo due che riescono a mettere a fuoco il 75 1 25 senza ingranditore, infatti. cioè Per, per dirti, perché è chiaro che è particolare l'uso con i teleobiettivi, però devo dire la verità: la fotografia a telemetro per me. Meravigliosa anche vista dal grande angolare. Quindi, tendenzialmente, piuttosto che venderla, magari parli con Stefano e fate un deal, eh, cambi due lenti. Fai qualche prova. Passiamo da M6M10P a mono. Prometto, è eh, uno conserva le lenti. Quelle voglio vogliono esatto. sempre bene, anche sia su M6. Assolutamente, che... assolutamente, assolutamente. Questa è una cosa poi che quando uno dice no, il valore delle lenti facendo proprio una, una postilla. Quando si dice del valore delle lenti M che non svalutano nel tempo rispetto a quello che è oggi tutto il resto, no? è proprio per questo, perché lenti di 50 anni fa uno le usa tranquillamente con soddisfazione su, sui nuovi corpi. Beh, sì, basti pensare che, eh, sempre questo ce lo spiegava Peter Carbe, La, il primo Summilux del 1964 o 67 non vorrei dire degli errori fare errori quindi scusate se magari ho detto una data errata ha la capacità risolvente per coprire tutti i 24 milioni di pixel un'ottica di 50 anni fa quindi cioè, basta, basta pensare chi ha comprato negli anni 60 quella lente ha fatto un investimento a di tantissimi anni senza neanche saperlo all'epoca perché ancora adesso andrebbe bene, assolutamente. A parte che già gliel'abbiamo venduta la macchina a Francesco perché c'è Vincenzo che dice che gliela prende lui subito. Quindi... <ride> <ride> e, e poi, proprio riferito a questo, ci dice all'epoca gli è costata quasi 5 milioni del vecchio conio. No? Uh, rispetto a un altro prodotto dell'epoca che costava 5 milioni oggi possiamo dire che la M6 comunque nonostante parliamo di una fotocamera e non di una lente comunque mantiene un valore uh, riesce comunque ad avere un suo valore rispetto a tutto il resto che costava 5 milioni o più e oggi non, non, non vale niente se volete vi faccio, vi faccio un piccolo esempio molto banale eh, la, la macchina di famiglia con cui ho imparato io a fotografare è una Minolta SRT303B macchina che non so magari ne costava circa un milione 500 mila, 500 mila lire eh, tanti tanti anni fa adesso è una macchina che vale tra se no 25-30 euro se va bene Cin magari 50 poi la mia non è neanche perfetta quindi facciamo 20 euro quindi dovresti dare tu 20 euro se ce la porti per smaltirla. esatto <ride> ma, bravissimo e in realtà la, eh, ci tengo ancora tanto e e la uso con soddisfazione. È chiaro che una laica che uno ha comprato valeva 5 milioni di lire nel momento dell'acquisto. Oggi è una macchina che non solo è, funziona ancora benissimo, ma c'è la fila di persone che te la vogliono comprare. E secondo me significa, perché non ho visto interesse da parte dei tuoi clienti alla mia volta, vuol dire che il prodotto. Ha un valore che è molto più alto di quella di una Minolta, cioè questo per me, pensate, ma io ve la butto lì anche nel digitale. Pensate quando è uscita la M8, era l'anno 2006, sensore APSH quindi un ibrido particolare perché era preso dal mondo cinematografico, era una macchina che costava 4.000 rotti euro. Sì. Pensate le macchine che c'erano all'epoca, nel 2006, se non ricordo male, c'era la prima versione della 5D o non era ancora uscita, adesso non, non ricordo con esattezza. sicuramente già era uscita. Eh? Sì, c'era, sicuramente c'era. Perfetto, non, non mi ricordo quanto costasse, ma non costava sicuramente mille euro, costava ben di più. Io mi ricordo le prime Nikon Coolpix o le prime digitali, quelle compatte, no? prima ancora della... di queste, costavano 3 milioni e mezzo, 4 milioni un megapixel e eh, qui adesso <ride> manco i 20 euro per il maltino, cioè non le vogliamo proprio più. Bravissimo, la like invece è M8 tutt'ora un mercato a, 12 anni, a 14 anni di distanza dall'uscita. Cioè questo, secondo me, dalla misura della, della bontà e della qualità del prodotto e commercialmente parlando, visto che è il mio lavoro, quindi posso non nascondermi anche della desiderabilità dell'oggetto. Ci sono persone che desiderano avere un oggetto come laica. In questo ho un'idea, no? Cioè, nel senso, secondo me tutte le laica, a prescindere cioè, dall'analogico, digitale, le varie lente, hanno delle caratteristiche, delle peculiarità che sono sempre uniche per quel prodotto. Quindi eh. um, se io cerco quella caratteristica, cerco quella peculiarità che voglio nelle mie immagini, vado a cercare quella macchina casomai uh, del 2006, piuttosto che la nuova, piuttosto che... Uh, Un'ottica casomai de, degli anni 40, quindi sì. uh, sicuramente uh, rispetto al resto non è, nella tecnologia in generale, quando esce il modello successivo, sul classe il precedente, per cui quello che il vecchio non vale più niente, uh, si riesce ad avere. Non è molto così perché il, pro... il modello dopo è diverso. Esatto, quindi, non facciamo mai l'oggetto uguale. C'è un valore che è dato proprio dalla costruzione no? del prodotto che in laica esiste, perché il fatto che uh, di quel prodotto non ce ne siano tantissimi, viene costruito a mano, viene costruito in un certo modo, gli dà uno mh, la garanzia che nel tempo continua a essere un prodotto che funziona, perché poi oggi un prodotto di elettronica, se ci pensi che dopo, che so, 5 anni uh, non si accende proprio più, non lo puoi proprio più utilizzare. In Laica il fatto stesso di avere un prodotto costruito con degli standard altissimi non è solo una cosa che fa figo perché è bello avere il made in Germany, perché è bello avere la calotta in ottone, ma è qualcosa che comunque nel tempo garantisce la funzionalità, eh, la fruibilità del prodotto anche a distanza di 10 anni. Per questo la M8 ancora oggi eh, secondo me ha un valore. Poi ovvio ci sono delle curve nel tempo. Adesso è un momento eh. no, che molti la cercano ed è introvabile. Poi ci sono dei momenti in cui casomai ce n'è in casa, diverse, però eh, il fatto stesso è che comunque prendendo un prodotto del genere sicuramente eh, il valore nel tempo lo mantiene in maniera completamente diversa rispetto a quello che può essere qualsiasi altro prodotto di, di elettronica. Sì, assolutamente. Adesso vedo che per esempio ci segue Americo. lui ci ha ordinato proprio pochi giorni fa... Una, una M alla carta a pellicola oh. la MP ha preso da pochissimo e proprio perché oh, lui cerca, esatto cerca sai uh, continua a usare la pellicola e trova soddisfazione nel mondo a pellicola cioè non è solo una questione di prezzo no? alla fine se tu cerchi proprio quello lì ti vai a comprare la, la MP la uh, macchina perfetta assolutamente poteva comprare uh, con lo stesso una digitale di Uh, di un buonissimo livello, ma per quello che cerca lui, sicuramente uh, non sarà la stessa la resa che cerca, la cerca e la, la può ottenere solo con un prodotto del genere. Guarda, credimi toccando quando si tocca la MP a pellicola sì. per la prima volta si capisce il livello tecnologico che l'AICA like ha messo nei dispositivi analogici. Io, la prima volta che sono entrato in contatto con una MP a pellicola era prima del. Mio ingresso in laica ero sconcertato perché una macchina a pellicola così perfetta, così leggera, così silenziosa, con una qualità così alta per me, che venivo da altri brand, da, dalla Minolta a pellicola, ma da altri brand digitali, era una cosa sconvolgente. Da lì mi sono innamorato di Laika. Da lì ho capito che Laika faceva una per quello che mi riguarda un altro sport, poi insomma dopo qualche tempo ho iniziato a lavorarci, quindi e mi così. è stato confermato. È così, è così, lui già usa un M6, quindi <coughs> già conosce bene quello di, di cui si parla. e Adesso stiamo solo aspettando con, con trepidazione, sai, l'arrivo, perché con una macchina viene fatta la carta, proprio il fatto no, di avere anche questo... No? Anche no, per lui, per lui <ride> esatto. Okay. Che non è che viene fatta in serie la carta e ne pescono una a caso, e viene fatta una per lui, quindi ci vuole un po' di tempo, soprattutto in questi periodi che abbiamo dovuto tenere chiuso la fabbrica una ventina di giorni, quindi un po' di pazienza, chiedo a tutti. Assolutamente sì. Bene, Gilberto, direi che con, come dicevo, con questo ho detto tutto, ci siamo raccontati un po' con un focus particolare quello che è la monocroma, ci siamo detti un po' di cose anche sul, sul sistema M, mi ha fatto piacere perché uh, c'è un fascino dietro, cioè, uh, bisogna conoscerlo, cioè, per chi è appassionato di fotografia, anche se poi alla fine per, per le esigenze decidi di non acquistare un prodotto a telemetro, conoscere quello che, uh, quello che è M comunque è, è qualcosa che diventerà nel bagaglio di, di tutti, no? che è un, mondo, un modo diverso, Beh. quantomeno. Eh, Quando meno uno deve, deve conoscerlo, Quindi... ma, ma anche perché se uno ci pensa, il 1900 è stato scritto dal, dall'inizio fino agli anni '70-80, dai sistemi M, le grandi guerre in Vietnam. Basta pensare che la foto di Lindenburg che brucia, che è la prima foto di Cronaca è stata scattata con una laica e tantissime cose di Spagna. la, insomma, foto la fotografica dopo quell'incendio. Che... Esatto. Laica ha scritto la storia della fotografia e secondo me studiare la storia e il presente è sempre molto importante. Quindi fate un salto da Stefano a guardare qualche laica o ovunque vi troviate andate a vedere le laica e anche da appassionati, cioè perché chiunque venda laica ama parlare di laica. E non solo vendervi like, quindi andate, guardate, provate, toccate e capite. Poi uno può dire. No. Anche a me, a me personalmente piace molto la Ferrari, però <ride> <ride> al di là di questo, poi ecco ci sono, ci sono dei limiti, per cui, caso mai, poi uno invece di M può comprare la SL2 se è più adatta alle proprie esigenze, la CL, <coughs> la Q. Esatto, ne parlavamo nell'altra diretta. E per questo sicuramente venire in negozio è interessante l'abbiamo detto anche nell'altra diretta sarebbe veramente interessante uh, riuscire a fare un giretto a Wetzlar uh, noi in passato abbiamo cercato di organizzarlo poi per un, una serie di cose non, non ci siamo riusciti ma sicuramente in futuro appena ce ne sarà la possibilità ne dovremmo riparlare perché uh, per chi è appassionato di fotografia in generale fare un viaggio a Wetzlar secondo me è una cosa che una volta nella vita bisogna farlo Possessore di like o meno è qualcosa di interessantissimo perché si vive la storia della fotografia all'interno del, uh, della fabbrica assolutamente. Poi c'è il museo, ci sono le fabbriche che si possono vedere: si può vedere dove sostituiscono le pelle, dove dipingono gli obiettivi. E ci sono delle mostre magnifiche. È il mondo della fotografia laica e non a messa a disposizione dal dottor Kaufman che ha costruito. Disney World sostanzialmente invece che una fabbrica di macchine fotografiche, guarda noi vendiamo ormai Laika da molti anni. Noi, io sono stato anche nella fabbrica a prima dell'apertura di Betzler e già c'era all'interno della fabbrica uno store la possibilità di fare un piccolo giretto no? dove si vedevano attraverso i vetri una piccola parte della produzione. Devo dire che non ha niente a che vedere con quello che è la visione che poi ha avuto Kaufman, che è anche lui no? da grande appassionato del brand. Uh, è riuscito innanzitutto a spostare di nuovo tutta la produzione a Wetzlar dove è nata, ma ha costruito un parco che è uh, unico nel suo genere, mm, straordinario. Per chi è appassionato di fotografia, uh, vedi da un lato tutta la storia delle, uh, delle fotocamere che hanno caratterizzato il Novecento, le fotografie iconiche realizzate in questo secolo che. Fatte la maggior parte, cioè tutte le foto iconiche che noi possiamo immaginare, la maggior parte sono fatte tutte con Laika e si possono vedere all'interno del, della fabbrica. C'è sempre una mostra, mostre interessanti. C'è il, il museo. Io da quando ho aperto il museo, per la verità, ancora non, uh, non sono venuto a Vezela. Sono curioso. Sì. Per il museo è molto interessante perché mette alla luce una caratteristica molto innovativa di Leica, Che è da sempre chi innova, studia e inventa. Basti pensare che il primo proto prototipo di Sistema di messa a fuoco lo inventò Laika, che è la regina delle macchine manual focus. Mi viene da dire, ma preparò per prima il sistema di messa a fuoco automatico chiamato Focomat. Assolutamente sì, è interessante. Ci sono ah, tante. Scusatemi, Correfot si chiamava. Se no, mi... scusatemi. Oh. <ride> c'è eh il sì, sì È bello, bellissimo. Cioè, io ho avuto la fortuna di vedere anche la UR il prototipo di, di Barnack, presa da due persone, sai, con, con i guanti bianchi. Che eh. Ovviamente la macchina fa parte del patrimonio del, della società e non oso immaginare quanto, quanto vale oggi una roba del genere. Eh. Non credo che abbia una, val... non credo che verrà mai messa in vendita, quindi non credo che abbia una valutazione. Quando, quando l'ho vista, vista io una decina di anni fa si parlava di un valore stimato tra i 10 e i 20 milioni di euro. Poi non so, eh. sicuramente sarà rivalutato un pochino nel tempo. <ride> Guarda, sono molto onesto: è un cioè, noi la definiamo come inestimabile. Ma perché credo che il dottor Kaufman non se ne priverà mai? Quindi, cioè, è la, adesso la sparo: è la gioconda delle macchine fotografiche. Cioè, se ci pensate, erano dei prototipi. Non è un prodotto che è mai stato di serie in alcun modo. quindi ne avranno fatti due per giocarci, forse dieci cioè una cosa molto particolare diciamo assolutamente sì, infatti guarda secondo me il fatto che l'ingresso di Kaufman all'interno dell'azienda poi eh, che è una persona veramente come dicevamo appassionata di fotografia ha riportato in auge tutto quello che era anche no, la storia del brand, la storia della fotografia lui ci tiene tantissimo no, alla parte culturale proprio del uh, del brand quindi eh, è da vedere, dai, contiamo di organizzarci quanto, quanto prima. Appena sarà possibile, facciamo un bel, un bel viaggetto con un gruppetto di clienti e verremo sicuramente. Molto volentieri. Molto volentieri. Bene, Gilberto, uh, ti ringrazio ancora per questo intervento. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ci rivedremo sicuramente con qualche altro approfondimento su, sui prodotti LIGA. Bene, grazie mille a te, Stefano. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buona serata. A presto. Ciao a tutti.